Ehi, non ho trovato nulla da mangiare. In cucina non c'è più nulla. Oh, cacchio, ho scordato la borsa. Ti ho portato questo. È stato... Cazzo, non so neanche che è successo. È tutto confuso. Come ti senti? Sto bene. Me la caverò. Grazie a te. No, no. Ho fatto ciò che potevo. Merito di Caitlin e Ryan. Sei qui con me. Questo aiuta. Ok, sono andati a cercare una radio. Come mai hai un... Era nell'ufficio di Mr. H. Non si sa mai. Che è successo alla luce? Non lo so. Va meglio? Me la cavo. Diciamo. Aspetta, vanno al capanno della radio? Il telefono non va, provano a lanciare un SOS. Noi teniamo il forte. Avete sentito anche voi? Non hai detto che Dylan e Ryan sono usciti? State qui, controllo. Non sappiamo cosa sia. E se è pericoloso? Sì, per questo vado a vedere. Forse questo non è il momento migliore per dirlo, lo so, ma... Cosa? Sì, ecco, diciamo che stavo pensando all'inizio dell'estate, quando ci siamo conosciuti qui al campo. E adesso che l'estate è finita, ecco, sai, è l'ultima volta che ci vediamo, no? Scusa, Nick, che vuoi dire? Io ti sto aprendo il mio cuore. Nick, scusa, possiamo rimandare? Io sto morendo di paura e non è il momento. Forse ho malinterpretato la situazione prima, ma... mi è sembrato che volessi andare oltre.
Beh, tu volevi che le cose andassero oltre. Ma sei scema? Ehi! Scusa. Voglio dire... Certo che sì, ma non sapevo se fosse così anche per te. Sembra successo secoli fa adesso. Quindi tu volevi o no? Puoi dirmelo. Sì, credo di sì. Lo dici solo perché sto così. Nick. Che succede là fuori, Caitlin? Nascondiamoci, subito. Ok, ce la faccio. Oh mio Dio. Che succede? Cristo, dov'è il fucile? Dobbiamo andare. No, nascondiamoci. Svelta. Della radio c'è una vera radio. Credevo fosse solo per trasmettere i tuoi annunci. Oh, sì, sì, un tempo era più una vera stazione radio, in realtà. Beh, lo è ancora tecnicamente, ma nessuno si porta più la radio al campo, in effetti. Già. È strano pensare che una volta i bambini si portavano dietro la radio e il lettore CD e chissà che altro. Mentre ai giorni nostri serve soltanto il telefono, ma Mr. H te lo toglie il primo giorno del campo, così non sei distratto dalla tecnologia. La tecnologia ti dà e ti toglie. Quindi è questo quello che vuoi fare nella vita? Lo speaker al campo? No, dico il DJ, la musica, quello. Oh, sì, mi piace la musica, ma... Vorrei potermi specializzare in fisica dei quanti. Scusa, cosa? Sì. Oh, non sembri proprio un tipo da scienza. Ah, beh, sì, è vero, non qui. No, ti chiedo scusa, è una cosa che mi interessa molto, ma fammi capire, in che senso non qui? Non qui al campo, me lo tengo per me, e poi qui sono... Sei l'anti-genio, geniale, simpaticoglione? Non è lusinghiero, ma è... No? Ok, va bene, ammetto che all'inizio ero nervoso all'idea di un contesto sociale scomodo e ho finito per compensare un po' facendo qualche battuta. C'è sguazzato.
Sì, sai, agli altri piace l'atteggiamento blasé di Dylan. E a te piace essere blasé, Dylan? Beh, a me alla fine va bene tutto, sai. mi piace Dylan Dylan. Beh, piacere di conoscerti, Dylan Dylan. Sono Ryan Ryan. E in realtà sono... Leviamoci dal cazzo Ryan. Sì, lo preferisco e ha molta ragione. Quell'affare può staccarti una mano. Che ci fai in un campo per bambini? Non ne ho la minima idea. Non era qui quest'estate, altrimenti noi... l'avremmo notato, non credi? Beh, qualunque fosse il suo scopo è andato. Pronto? A posto. No, questo capanno è una vera discarica. Ok, quando io campeggiavo qua giù, funzionava a malapena. È rimasto chiuso per anni e mi ci è voluta davvero una vita, lo sai, per ripulire tutto quanto e sistemarlo per bene, quindi farà schifo per i tuoi standard. Ma l'ho fatto con tutto l'amore che ho, ok? Ok, ok. Fammela sistemare. Ok. Per te qui c'è niente di utile? Tra quegli attrezzi? No. È che a Mr. H serviva più spazio, così... è il compromesso per mantenere viva questa radio. Capito. Allora, che distanza raggiunge? È progettata per trasmettere gli annunci agli altoparlanti del campo, ma anche alle radio portatili, perciò... credo arrivi a 1 chilometro. Abbondando. Dove hai imparato tutte queste cose? Ah, mi ci sono appassionato. Le robe tecniche per me sono un po' troppo... complicate da capire a fondo.
Beh, se vuoi posso insegnarti le basi. Una lezione? È facile, come scalare. Allora io mi iscrivo. Comunque ci servirà una fonte d'alimentazione. Ed ecco che cosa useremo. Una tirapolvere. In realtà è un ripetitore, messo un po' male, ma... sai, non si sa mai. E... possiamo... chiamare qualcuno con questa? Sì, beh, non è bidirezionale questa radio, quindi... noi possiamo parlare e poi al massimo possiamo attivare il nostro ricevitore sperando che qualcuno ci risponda e non è scontato, ma... Beh, in effetti non abbiamo molta scelta. Già. Allora, che cosa devo dire? Fai capire che è un'emergenza. Ok. Salve, come ve la passate? Sono... qui ci serve aiuto. Sono... siamo i tutor di Hackett's Quarry, il campo estivo. E c'è stato un terribile incidente, aggressione, qui siamo nei guai, qui ci serve aiuto. Deve esserci una mandria di orsi e sono dappertutto e ci sono dei cacciatori anche che sembra sparino agli orsi, ma sparano anche a noi. Che non è bello e abbiamo dei feriti e ci serve davvero aiuto, quindi vi prego, sono orsi feroci e non sappiamo che fare, vi prego, aiutateci, SOS, questa è un'emergenza, sono orsi, salvateci, venite il prima possibile, aiuto! È andata bene? Era... mandria di orsi? Sì. Branco di orsi? Quello non si usa per i pesci, non... No, Cristo. Ok, adesso mi sposto sul ricevitore, così vediamo se ci risponde sì, qualcuno. Sì, io do un'occhiata fuori mentre fai le tue cose tecniche. Ok, sì, bene. Ehi, ma ha detto Baita. Non l'ho fatto, gli altri tu. Non lo so. Due maschi nel capanno della radio alle casette. Dell'altra coppia nessuna traccia. Ricevuto, chiudo. Chiudo. Oh, porca troia, stanno parlando di noi. Cazzo, 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 cazzo. Ma cazzo! Come? Perché cazzo l'abbiamo detto alla cazzo di radio? Merda! Sanno dove siamo, Ryan! Dobbiamo andare via. Cazzo! Cazzo! Merda! Hey, niente, cazzo. Niente panico, ok? Vai, troviamo Caitlin e tutti gli altri, ok? Ok, sì. Ok. Oh, cazzo! Cazzo! Perché non mi hai detto che c'era quella cosa là fuori? Io non ne ero sicuro. Era... Cazzo, cosa cazzo era? Non ne ho idea. Ryan. Questo è un orso. Cazzo!
cosa? Caitlin, Abby e Nick stanno venendo qui. Oh, merda. Stanno arrivando, dobbiamo avvisarli. L'altoparlante? Quello, sì. Sì, sì, diciamo okay. Di nascondersi. Sì. Cazzo, no! Oh, merda! Tieni premuto. Caitlin, rifugiatevi subito, non venite qui. C'è un animale proprio qui davanti. Fate... in una casetta, subito! Ah, cazzo, no! Meno male. E adesso? Uccidiamolo. Non è un animale normale. Non credo che basti il fucile. Sì che basta, perché non dovrebbe? Non lo so, è che non mi sembra una grande idea sparare a cazzo contro una specie di super animale. Beh, che possiamo fare di diverso? Se dovesse avere l'udito come quello di un cane, allora forse potremmo... Si può mandare un suono molto acuto, un feedback lungo e spararlo a tutto volume. E certo farà un male boia, ma... Ok, va bene, facciamolo. Feedback. Ok. Ok, forza Dylan. Ragiona. Quasi. Ehi, Dylan, su. Respira. So che puoi farcela. Ok, allora... Sì. Manca qualcosa. Cosa manca? Oh, merda. Ha strappato il cavo. Sistemalo. Ti copro. Adesso, su, sbrigati. Fallo smettere! Che devo fare? Che cazzo devo fare? Cazzo si diffonde! Devi tagliarlo! Taglialo! No, cazzo, non ti faccio a pezzi! Prendilo! Cosa? Il cavo, dai, collegalo a quel coso! Ok. Che faccio adesso? Il pulsante! Si è rotto lo speaker. È andata. Grande Dylan. Sì, grazie. Thank you.
È sicuro? Non lo so, quella cosa è andata male. Abbiamo sentito i cacciatori alla radio. Cosa? Parlavano al walkie-talkie, sapevano che eravamo qui. Avete mandato il messaggio? Non so se siamo riusciti. Grande. Che cavolo è successo lassù? Ci ha attaccati. Dio santo, dovevi vederlo. Dylan ha lanciato un feedback lungo per scacciarlo. Ah, niente di che. Feedback lungo? Beh, ho pensato, se anche quello è come molti altri animali, allora avrà un udito finissimo, quindi... Caitlin, il fucile? L'ho perso. Uno di quei tizi è venuto a salutare. Ma che cazzo? Ma ci ha sparato. Che sei? Ma chi era? La seguiamo? Oh cazzo, Dylan, che cos'è? Oh mio Dio! Rieccoti. E così c'è una parassita di meno al mondo. Diamo un ulteriore sguardo. Niente carte vuol dire niente lettura, semplice. Continua a cercare. Là fuori ci sono ancora carte sparse in giro. Passiamo moltissimo tempo a guardare al futuro. E dimentichiamo che anche il passato ha dei segreti. Vale la pena ricordarlo. Allora di nuovo arrivederci. Resterò qui, ti aspetterò.